In casa Juve si continua a parlare del progetto giovani, con la Juventus che punta forte sul progetto Next Gen, sulla Juventus che punta a far crescere dei giovani da poi mettere in prima squadra e poi lanciarli come dei veri e propri titolari, però tra il dire e il fare c'è tanto e tra la teoria e la pratica effettivamente c'è molta confusione. Lo stiamo vedendo con un giocatore che sembrava essere partito a mille e magicamente Max Allegri ha deciso poi di punto in bianco di metterlo in panchina. Questo può essere un enorme problema per la Juventus e per il futuro di questo ragazzo. Parlo di Kenan Yildiz. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM New Sport e come sempre vi ricordo di essere uno dei pochi canali sulla piattaforma a essere totalmente aggiornato e totalmente gratuito. Quindi se vi va iscrivetevi e lasciate like ai contenuti. Andiamo alla notizia perché, beh, Kenan Yildiz, che era stato titolare per 5 partite di fila, aveva fatto innamorare tutti i tifosi della Juventus, era cominciato alla grande sul suo percorso alla Juventus con quel gol al Frosinone, poi in Coppa Italia, insomma, sembrava la nuova stella del popolo bianconero, anche in virtù del fatto che la Juventus ultimamente non aveva avuto questi grandi fenomeni in campo, per cui quando vedi un ragazzo di 18 anni così forte, così voglioso di cominciare questa nuova esperienza alla Juventus, beh, non può che gasarti la cosa. Ebbene, però dopo 5 partite di fila da titolare, poi di fatto si è seduto in panchina con l'Empoli, che guarda caso è stata la prima partita che ha poi portato alla svolta in negativo della Juventus, perché fino a che è stato titolare Yildiz, Juventus era ancora lì per lottare lo scudetto. Si siede in panchina contro l'Empoli, succede il patatrac con quell'espulsione clamorosa di Milik, ed ecco che poi è iniziato il periodo nero. Allegri, nel momento peggiore, si è affidato non più a Yildiz, bensì ai giocatori un po' più esperti. Nelle ultime tre gare, infatti, il minutaggio del talento turco è ai limiti della vergogna, perché ha giocato 28 partite. Scusate, 28 minuti, 12 minuti e 2 minuti, che sono dei numeri che se tu giochi nel Real Madrid posso capirlo, perché lì davanti hai talmente tanti fenomeni che è difficile trovare spazio. Se giochi nella Juventus, dove giocano in attacco gente come Milik e come Ken, e devi far rifiatare Chiesa che non è in formissima, e anche lo stesso Dusan Vlahovic, beh, evidentemente c'è qualcosa che non va. Col Frosinone, infatti, ha fatto 28 minuti, sempre a partita a gara in corso. Col Napoli soltanto 12, con l'Atalanta 2. È un giocatore che sta conoscendo un'evoluzione. Ovviamente i giornali cosa ci dicono? È una questione di gestione, perché dopo la buffata di complimenti che ha ricevuto all'inizio, era giusto metterlo un po' da parte. Perché stava prendendo troppi complimenti? Perché forse si stava gasando un po' e quindi era necessario far tornare alla normalità il ragazzo. Questa è la narrazione che ci hanno voluto fare. Ma di fatto, chi è che ha visto un Yildiz che si è montato la testa? Cioè, quando mai ci ha dato l'impressione Yildiz di essere uno dentro o fuori dal campo, essere uno che si sta montando la testa? Li vedi i giocatori che hanno il brio, ma che hanno anche un po' la testa calda, che hanno magari anche fuori dei atteggiamenti sbagliati, magari il giocatore che tende a usare troppi social, il giocatore che nelle interviste dice la parola di troppo, il giocatore che fa l'entrata fuori posto, li vedi. Lui non ha mai dato cenni del genere, l'unico momento extracampo abbiamo visto è stato quando è entrato in campo, Allegri ha detto domani si deve tagliare i capelli e lui il giorno dopo di corsa si va a tagliare i capelli e quell'immagine social è proprio di lui che dice ok mi vado a tagliare i capelli e si trova subito in linea con quello che è stata l'indicazione, non tattica ma diciamo estetica di Allegri. Quindi di fatto non si è montato la testa. E allora perché stiamo vedendo Yildiz così indietro? È tornato Chiesa, che è tornato in gran spolvero, e sta davanti nelle gerarchie. Ma noi siamo qua e continuiamo a dirci: ma perché tutte le squadre possono giocare serenamente col tridente e mettere tranquillamente 3 punti, addirittura 3 giocatori a supporto di una punta, e invece la Juventus non si può permettere il lusso di giocare con 3 punte? Sicuramente i sostenitori di questo allenatore vi diranno: è perché ci vuole l'equilibrio tattico. Un equilibrio tattico che però non mi sembra, visto che nelle ultime 7 gare la Juventus ha preso una marea di gol, ha perso tantissimi punti. Quindi è chiaro che anche da questo punto di vista, 6 punti in 7 partite sono qualcosa di eccessivamente sbagliato. E poi oltretutto c'è una situazione legata al fatto che lì davanti servirebbe più qualità, visto che si è visto veramente poco.
Io, tra l'altro, continuo a sentire che la Juventus, questi giovani, ogni volta che la Juventus perde, ci sono i famosi guru che stanno lì a difendere Max Allegri, a dire, ma la Juventus gioca con i giovanissimi, oggi giocavano Tizio, Caio Sempronio, che hanno 18 anni. Io vorrei anche ricordare che la Juventus l'anno prossimo avrà la possibilità di accedere in Champions League, ma soprattutto al Mondiale per Club. E se la Juventus gioca il Mondiale per Club è perché il Napoli è andato avanti. E sapete con chi ha perso il Napoli? Il Napoli ha perso contro il Barcellona, che lì davanti aveva Yamal, che è un 2007 e ha 16 anni. Cioè il Barcellona lì davanti non si è creato problemi a mettere in un ottavo di finale delicatissimo in cui si giocava l'accesso proprio ai quarti di finale, che in questo momento per il Barcellona, non è che vive un periodo serenissimo. Xavi ha detto che già lascerà la panchina del Barcellona, è stata un'annata non felicissima, eppure nella partita più importante ad oggi dell'anno ti schierano Yamal, che è un classe 2007, a 2 anni in meno di Hildiz, che è un 2005 e che ha 18 anni, ma alla Juventus viene considerato un bambino dell'asilo. Lì un ragazzino invece sì di 16 anni che forse che in realtà fa ancora il liceo viene considerato uno da lanciare in campo, mettere al primo minuto senza alcun problema, così come puoi mettere tranquillamente in difesa Cubarsí, che è un altro ragazzo classe 2007 a marcare Osimhen, è un ragazzo che ha già fatto 17 anni. Stiamo parlando di due ragazzi minorenni che nonostante tutto ti vanno a giocare l'ottavo di finale, e che ottavo di finale? Come ha giocato il Barcellona col Napoli? Lo stesso Napoli che qualche giorno prima vinceva contro la Juventus e batteva la Juventus per 2-1. Con la Juventus che non ha giocato male contro il Napoli, ma comunque ha perso. Il Barcellona invece ha dato una bella rumba al Napoli con questi ragazzini. C'era anche lo stesso Balde, che è un 2003, quindi 2 anni in più di Hildiz. Eppure Balde è uno che gioca da sempre. Per non parlare poi degli storici, perché Gavi, Pedri è un ragazzo del 2002, è un ragazzo di 21 anni, cioè non è che stiamo parlando di un veterano. Eppure lì i ragazzi di 20 anni sembrano veterani, a cospetto dello Yamal che ne ha 16. Mentre Hildiz, che ha 18 anni, viene considerato uno che fa 5 partite buone e poi di colpo deve sparire perché si è montato la testa. Perché secondo Massimiliano Allegri si è montato la testa. Io ho l'impressione che l'evoluzione dei giovani non sia veramente roba di Max Allegri. Per esempio, non so se vi ricordate, anche l'evoluzione di Miretti. Miretti l'anno scorso facendo un inizio di campionato discreto, poi fa quell'erroraccio col Benfica e Allegri lo leva dal campo, lo fa sparire dal campo, letteralmente. E poi di colpo lo rimette dopo mesi, non si è più ritrovato. Oppure pensate alla gestione anni fa di Kulusevski, che oggi nelle interviste lo dice: mi sentivo inutile, mi sentivo un giocatore inutile alla Juventus, oggi ritrovo il vero Kulusevski. Ma sarebbero tanti, lo stesso Sulè l'anno scorso, come è stato utilizzato Sulè l'anno scorso? Malissimo. Ealing comincia alla grande e poi a poco sempre meno. Questa gestione dei giovani, questa valorizzazione dei giovani a parte Allegri, ma dove si trova esattamente? Fanno gli altri forse, perché Di Francesco sta valorizzando Sulè, Barrancechea e Kyorgue, anche se Kyorgue sta conoscendo un po' un'involuzione, secondo me, ultimamente, con l'errore sbagliato pure qualche giorno fa. Ma potremmo dire anche lo stesso di Huijsen, non gioca mai alla Juventus, alla Roma è un semititolare, voluto da Mourinho, ora nelle rotazioni gira insieme agli altri con De Rossi, e gioca bene, che gol che tra l'altro ha fatto col Frosinone. E contro il Frosinone. Quindi parliamo di una gestione dei giovani che se tu punti sui giovani, prendere Max Allegri e continuare con Max Allegri credo sia rischioso. Per questo credo che anche per questo motivo sia giusto in futuro cambiare la guida tecnica.